Ma questo è tuo. Forse ti è caduto in mare per sbaglio. Per sbaglio? Adesso stammi a sentire. Parlo io. Il mare ricopre il 71% della superficie terrestre. Secondo uno studio del 2050 ci saranno più plastica che pesci. E questi pesci intanto... si stanno mangiando tutta la plastica. Che poi noi mangiamo loro, appunto. Quindi anche noi mangiamo la plastica. Anche noi. Esatto. Quella che butti tu. In questo momento gli oceani contengono oltre 165 milioni di tonnellate di plastica. Milioni di tonnellate. La maggior parte sono bottiglie. Sai quanto tempo ci mette una bottiglia di plastica a degradarsi? Mille anni. Mille anni. È come se ogni minuto si gettasse un cavo di rifiuti nel mare. Uno al minuto. Tutti a mare. Se continui così, dice l'ONU, che io tra 40 anni non potrò più fare il bagno. E chi ci sarà fra 40 anni? Tu. Io sì. Continui a vivere come se ci fosse ancora chissà quanto tempo. Invece il tempo sta finendo. Sai quanto tempo ancora abbiamo per salvare il pianeta? L'unico che abbiamo, ovviamente. 12 anni. 12 anni? 12 anni? Ma è pochissimo. E non stai facendo nulla. Anzi, compri e butti con tipo 20. Compri e butti, compri e butti, compri e butti. Apri bene le orecchie. Da oggi le regole le faccio io. Usa una borraccia invece di 1000 bottiglie. E poi? Riduci. Riusa. Rottama. Ricicla. E trova tu altre soluzioni. Inventale. Io sono un bambino. Ma posso darti una mano? Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. Ma neanche troppo grandi. Per fare di questo mondo un posto migliore. Manca pochissimo. Ma possiamo ancora fare qualcosa. Devi incominciare tu. Mamma! Posso fare il bagno dopo? No! Ha detto vai. Parlare della borraccia sembra una cosa abbastanza banale, ma credo che valga la pena di fare alcune osservazioni. Vuol dire che io la devo sicuramente lavare quasi sempre, la devo o igienizzare o disinfettare. Per quanto riguarda il lavaggio, basta una goccia di detersivo neutro, mezza borraccia di acqua calda, scuoterla molto energicamente, risciacquarla e poi dopo metterla chiaramente a testa giù, perché si possa asciugare. Se io la voglio igienizzare, posso benissimo, senza nessunissimo problema e con lo stesso lavoro, posso benissimo usare dell'acqua ossigenata. Metto un quarto, diciamo, di acqua ossigenata con dell'acqua, scuoto anche qui molto violentemente e la risciacquo chiaramente in acqua corrente e poi la metto ad asciugare. Se voglio igienizzarla, e questo deve essere fatto, diciamo, abbastanza spesso, non tutte le volte che la uso, ma ogni tot di usi, posso chiaramente usare l'aceto, che ha una base di tipo acida, la posso usare sia nell'alluminio che nell'acciaio. Se invece uso il bicarbonato di sodio, devo stare molto attento se la mia borraccia è di alluminio, perché potrebbe danneggiarla, la rende, diciamo, la ossida in un certo qual modo, avendo una base alcalinizzante. Anche qui va messa un po' di aceto o di bicarbonato di sodio, scossa molto violentemente, risciacquata ben bene e messa ad asciugare. Se io voglio fare il lavaggio, per esempio, in lavastoviglie, che è un'altra idea, chiaramente va messa dove si mettono le stoviglie meno sporche, in questa posizione, okay? E poi chiaramente va usato e va lavato anche il tappo. Raggiunge il mare e lì si ferma a meditare.
ghiaccio vapore, se fermarsi o se ricominciare. La re di la re di e il depeura dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare, e lì si ferma a meditare per scegliere se essere ghiaccio o vapore.